E siamo arrivati alle radiazioni gamma, finalmente. E sulle gamma abbiamo già visto nelle video lezioni precedenti che hanno a che fare con gli salti quantici all'interno dei nucleo atomico, quindi salti di grande energia, però con lo stesso meccanismo di quello che succede con i salti quantici degli elettroni all'interno degli atomi, solo che le energie sono molto più grandi. Tra l'altro, a proposito di energie, c'è una cosa curiosa che possiamo inquadrare, cioè il fatto che gamma, tra l'altro, sono fotoni, sono l'ultima fascia dello spettro elettromagnetico, no? Quello spettro elettromagnetico che abbiamo analizzato con la frequenza o la lunghezza d'onda. Dopo la luce visibile, che ho rappresentato con il rosso e il blu, il rosso e il violetto che sono i due confini, c'è l'ultravioletto, poi ci sono i raggi X e ci sono i raggi gamma. Frequenza oppure lunghezza d'onda. Lunghezza d'onda abbiamo visto che la luce visibile è attorno al mezzo micron, 500 nanometri più o meno, mentre invece quando si va dal nanometro in giù sono i raggi X e poi i gamma dopo. Però c'è un'altra maniera, una terza maniera, oltre alla frequenza, alla lunghezza d'onda, una terza maniera per classificare i fotoni dello spettro elettromagnetico, soprattutto di questa parte ad alta frequenza, ad alta energia, è quello di parlare proprio di energia, nel senso che si prende l'equazione di Planck che dice che l'energia di un fotone è data dalla costante di Planck per frequenza, hν. E poi la frequenza in base all'equazione che dice che la lunghezza d'onda, spazio uguale velocità per tempo, quindi velocità della luce per il periodo, ma il periodo è l'inverso della frequenza, quindi posso fare così. La frequenza la chiamo nu o f indifferentemente. Portiamo la frequenza di qua e portiamo la lambda di là. Quindi la frequenza sarebbe c fratto lambda. Questa equazione qua diventa h uguale h per c, H minuscolo per C fratto lunghezza d'onda. E qui per esempio prendiamo il caso della luce visibile, prendiamo una lambda, a parte il fatto che qui ci conviene mettere le cose in colonna, quindi fare H che moltiplica C che divide per lambda. Poi col solito sistemino l'h è un 6,6 per 10 alla meno 34 che va moltiplicato per la velocità della luce che è 3,0 per 10 alla 8 che va diviso per il mezzo nanometro, mezzo 0,5 nanometri 10 alla meno 9. Questo calcoletto mi dovrebbe dare l'energia in sistema internazionale di misura, quindi in joule, del fotone di un colore della luce visibile. Se io faccio 6,6, lo divido per 3 e lo divido per 0,5, ottengo 4,4. Ok? Quindi questa roba fa circa 4,4 per 10 alla cosa? Prendiamo l'8 positivo, facciamo 8 meno 34 e questo meno 9 va però su e diventa più 9 perché è diviso, quindi va su, abbiamo meno 17, meno 17, no, mezzo micron, ma cosa dico? Sono impazzito, non mezzo alla 9, mezzo micron, 10 alla meno 6. Quindi rifacciamo un po' il conto, probabilmente meno 19, si vede meno 19. Me ne sono accorto perché qui c'è una cosa, che questa qui è l'energia in joule.
Se vogliamo ragionare non con i joule, che sono un'unità di misura del mondo macroscopico, ma quando vai a livello del nanoscopico, 10 alla meno 19 è una roba piccolissima, però mi ricorda una cosa: 10 alla meno 19 è il valore di un elettrone in joule. Se io qui faccio un bel diviso 1,6 per 10 alla meno 19, che sono gli elettroni, no, gli electron volt su joule, elettroni sarebbe coulomb su joule, quindi electron volt su joule, questa roba qua mi porta a 4,4 diviso 1,6 e i 10 alla meno 19 sono uguali e si segano a vicenda. Abbiamo 2,75, circa 3 o 2,8. 2,8 basta. Che cosa? Electron volt, perché joule fratto joule van via rimane electron volt. Praticamente, quando siamo nei fotoni della luce visibile, la loro energia in electron volt è 2, 3 electron volt, il che quadra in questo caso qua è proprio una cosa utile, perché quadra con l'idea che il fotone luminoso della luce visibile corrisponde all'energia dei salti quantici all'interno di un atomo collegata a volt, cioè l'elettrone moltiplicato un volt, 2 volt. Se ci pensate, un pannello solare o una cellula fotoelettrica o un qualcosa che prende i fotoni della luce, massimo la piglia ultravioletta, ma comunque la luce vicina alla luce visibile, e la trasforma in corrente elettrica, o viceversa, il diodo luminoso che gli dai la tensione e lui ti fa il fotone di luce, stiamo lavorando con pochi volt, 1 volt e 2, 2 volt, 3 volt, cioè le cose che, diciamo, le tensioni che si hanno normalmente in questo tipo di componenti. Se io vi faccio tutto questo conto mostruoso che vi evito, per lunghezze d'onda più piccole, quindi passiamo, saltiamo l'ultravioletto, ma andiamo pure direttamente agli X o ai gamma, a quel punto si passa dagli electron volt ai kilo electron volt, oppure addirittura poi col gamma i mega elettron volt, eccetera. Qui c'è un'altra cosa che ci quadra. I raggi X sono classificati nella banda di energia da 1 a 100 kilo elettron volt. In un tubo catodico di un televisore di quelli di una volta, per accelerare il fascio di elettroni e disegnare le immagini, si usava una tensione dell'ordine dei 20-30 kV, cioè 20.000 volt, 30.000 volt. Questa tensione, presa su ogni singolo elettrone, faceva un'energia dell'ordine dei decine di kilovolt. E sono quelle che poi hanno energia sufficiente, che a parte l'effetto voluto della illuminazione dei fosfori, quindi la produzione dell'immagine, ma quello è un effetto, è quello che mi interessa, ma non è l'unico. C'è l'effetto di rallentamento, il famoso Brownstrahlung, rallentamento degli elettroni all'interno di questo strato di fosforo, che produce lateralmente, non in avanti, lateralmente, prevalentemente produce raggi X. È perché sono queste energie qua, c'è energia sufficiente a far uscire fuori nella decelerazione dei raggi X. I gamma, le due bande si sovrappongono, nel senso che i raggi X possono arrivare fino a 100 keV, mentre i gamma cominciano prima da 10 keV e poi vanno all'infinito. Qual è la differenza? Che questi sono prodotti dagli salti quantici nucleari, invece i X sono prodotti o dalla radiazione di frammento Brownstrahlung, oppure da salti elettronici, e non all'interno del nucleo, ma all'interno dell'atomo, su su degli elettroni interni, cioè l'atomo c'è il suo nucleo, poi c'ha gli elettroni interni, poi elettroni più lontani,
Allora, se il fotone o no, l'elettrone, perché sono gli elettroni, i raggi catodici che vanno a finire a forti energie sul metallo, no? L'elettrone va a finire a forte energia all'interno, nei livelli più bassi, e scalza un elettrone. Come lo toglie? Come lo toglie? Succede che qui dentro ci arriva magari un elettrone addirittura di quelli esterni, va giù, fa un salto quantico tremendo e produce questo fotone ad alta energia che è il raggio X. Mentre invece il raggio gamma è roba dentro il nucleo. Un'ulteriore cosa da vedere sul gamma sono le interazioni che hanno questi gamma sulla materia e quindi poi di conseguenza anche come possono essere rivelati. Dunque, il prospetto è abbastanza semplice. Diciamo che sotto i 50 keV, quindi a basse energie, sotto i 50 keV, quello che fanno è l'effetto fotoelettrico. Quindi scalzano elettroni dal metallo o insomma, da cosa vanno a toccare e questo è quanto. Questi elettroni ovviamente possono essere rilevati. Da 100 keV a 10 MeV addirittura, a 10 MeV, c'è l'effetto Compton. L'effetto Compton è quello per cui succede anche con i raggi X, il Compton. Compton è l'effetto per cui il fotone dà un calcio a un elettrone, un gioco di quantità di moto, e perde dell'energia, quindi diventa un gamma di energia leggermente inferiore, con un certo angolo, eccetera. Questo elettrone scalzato via viene poi rilevato dalla strumentazione. Ultima cosa interessante è che oltre un MeV, quindi non prima, c'è la famosa produzione di coppia. Che cos'è la produzione di coppia? Qualcuno ne avrà già sentito parlare, è una cosa stranissima. È il contrario di quello che vi ho detto nella video lezione prima sui positroni, le antiparticelle degli elettroni. I positroni, se si incontrano con un elettrone, la massa si annichila e partono due gamma, cioè la massa si trasforma in energia, come fotoni gamma. Al contrario, un gamma che abbia abbastanza energia per produrre la coppia positrone-elettrone, sono mezzo MeV ciascuno di massa visto dal punto di vista la massa misurata in MeV, un MeV su C. Quindi la massa di un elettrone è circa 0,51, 52, 3, non mi ricordo, MeV. MeV su C quadro, se vogliamo parlare di massa bisogna dividere per C quadro, è l'equazione solita di Einstein, è uguale mc al quadrato. Se io isolo la m ho l'energia diviso c quadro. Quindi, se la massa dell'elettrone è mezzo MeV circa, ci vuole almeno un MeV di energia. Ma quello che succede è che in una camera, poi vedremo i vari tipi di rivelatori, ma quelli più spettacolari sono le camere a nebbia o camere a bolla, in cui proprio si vede nello spazio le tracce di queste particelle. Allora, il gamma, che in realtà io lo disegno ma non si vede il suo percorso, a un certo punto di colpo da qui partono due specie di baffi che sono le tracce, anzi, sì, diciamo che il positrone finisce prima, poverino, perché prima o poi il positrone, questo qui potrebbe essere l'elettrone, e questo è il positrone E più, il quale
prima o poi, anzi più prima che poi, interagisce trova un elettrone sulla sua strada e da lì partono due piccoli gamma in due direzioni opposte che sono la riconversione dell'antimateria in energia. Invece l'elettrone ha maggiore sopravvivenza, il girare di queste tracce è dovuto al fatto che tu hai fatto questa immagine in un campo magnetico molto forte, per cui la carica, il movimento, forza di Lorentz gira. Il fatto che vadano a spirale perché rallentano la velocità, perché la traccia è fatta di tante piccole ionizzazioni che fa la particella e quindi perde energia. Quindi cancellando la traccia dei fotoni che non si vede, quello che io vedo in una camera a bolle, poi immagino, so che qui c'era un gamma, è la produzione di coppia, la trasformazione dell'energia pura del fotone, energia elettromagnetica, trasformazione in materia. La quale materia? Se è materia davvero, resiste fino a un certo punto. Se è antimateria, resiste poco, perché prima o poi si ritrasforma di nuovo in energia quando incontra la sua antiparticella. Ultima cosa interessante sui gamma, ma questa vi do riferimento su una videolezione dell'universo. Nella videolezione dell'universo che è 1 e 2, si parla di un fenomeno molto curioso, osservato in astronomia da qualche decennio, che è noto come GRB, che vuol dire Gamma Ray. Ah sì, stupido. Gamma ray burst, esplosione di raggi gamma. Una cosa curiosa che fu scoperta negli anni 60 quando un satellite mandato dagli americani per controllare che i sovietici non facessero saltare dei test nucleari nello spazio, magari dietro la Luna che non lo vediamo, si mise a osservare, a vedere questi raggi gamma, sono uno dei tanti segni legati alle esplosioni nucleari, e scoprirono uno, due eventi al giorno. E non poteva essere che i sovietici testavano due, tre ordigni nucleari al giorno dietro la Luna perché, cioè, è una cosa senza senso. Si sono accorti che queste esplosioni, questi lampi gamma, venivano dall'universo. Non erano i sovietici che provavano le bombe e nemmeno altre cose strane. E da lì c'è poi un po' di cose interessanti da vedere. Con questo il campanello ha suonato e noi dobbiamo chiudere. Ma abbiamo chiuso con le radiazioni alfa, beta, gamma, fatte tutte. Contenti?